genere ci si chiede sempre che tipo di artista vorrebbe il pubblico. Nessuno poi si è mai chiesto che tipo di pubblico vorrebbe un artista. Allora io per una serata mi concedo un mio pubblico ideale, nel mio immaginario, ma comunque quello presente in sala. In fin dei conti io non ho mai creduto al fatto che il pubblico a teatro non vuol pensare, vuole distrarre, vuole solo cose futili. Dipende da cosa gli proponi e come glielo proponi. Se chiaramente tu gli parli di determinati argomenti facendo comunque ridere la gente in sala, non è vero, il pubblico non vuol pensare. Alla fine, a furia di interessarci solo delle cose futili, ecco che oggi viviamo nell'angoscia perché non sappiamo dove stiamo andando a finire, a cosa stiamo andando incontro. Ma noi, se per anni le previsioni le abbiamo fatte solo sulle partite di calcio o sul gossip, è chiaro che oggi siamo un po' a digiuno di tutto. Allora io esorto sempre, voglio dire, a crearsi una propria idea, un proprio pensiero, piuttosto che riportare i soliti luoghi comuni e le frasi già fatte. Qua il massimo che si sente dire in giro per quanto riguarda la crisi economica è che la colpa è di quel politico, di quell'altro, dell'assessore, del sindaco. In un mondo globalizzato l'assessore e il sindaco sì, non faranno il massimo, voglio dire, per la cittadinanza, ma quanto possono contare rispetto a questa economia di oggi che è più virtuale che reale? E io vi aspetto, anche se dovesse essere pieno la prima settimana, ma metto un coppo lampadario, però comodi, ci mancherebbe.